quindi dove gli animi erano più forti, tosti, dovevano imparare a combattere ed era una forma di combattimento, a differenza della precedente, che avete visto era un po' più corteggiamento, possiamo fare. Adesso, per la tecnica di ballo, passo la parola un attimo, giusto un attimo, alla nostra maestra Alessandra Ranucci. La differenza tra queste due danze, quella con lo cirino sammese, quindi per la zona, da variata di corteggiamento, avete visto che abbiamo degli strumenti simili alle nacche, alle tasse angolese. E la sciacara è la romera, sì, sciacara è la romera. E come oltretutto le nacche, noi chiamiamo le nacche in spagnolo, sono maschio e femmina, proprio perché l'uomo in questi momenti di tradizione, in questi momenti, in queste feste, durante le feste, anche chi danzava, che in effetti era una forma di preghiera allora, era come Dio, quindi era uomo e donna, e lo rappresentava anche utilizzando appunto il maschio e la femmina, la castagnetta maschio e la castagnetta femmina. Questa è la tamborra, che è lo strumento principale, perciò si chiama tamborriana, che è una tavola cornice ricoperto di pelle di capra o di pecora, quindi è lo strumento principale, una tamborriata, si può fare solo voce, perché per tamborriata non intendiamo solo la danza, ma anche il canto e anche la musica che dal vivo accompagna ovviamente i ballerini, e quindi si può fare solo con una tamborra e con i canti della tamborriata. La seconda che avete visto si fa infatti con 10-15 tamborre, voce e tamborra. La cronocedino di solito invece viene accompagnata dalla fisarmonica, dall'organetto, anticamente dalla zampogna. La tamborriata della bocata è solo tamborre, 10 tamborre, che questa è la particolarità, e la voce. Prima di congedarci, io vi presento le componenti del gruppo. Silvana. Silvana Bergamo, Silvia, siamo in Cia, Silvia, per aver visitato le cose, per aver ascoltato. Grazie a voi.